un'era. Ma adesso parlare, non perché è venuto ma è venuto a mancare, era un giocatore che tutte le squadre vorrebbero, perché il giocatore faceva spogliatoio, un giocatore allegro, sapeva stare con tutti, burlone, simpatico, era un giocatore che non potevi. Una squadra è fondamentale, è un punto di riferimento non indifferente. E io poi ho avuto la fortuna. Ci ho giocato nel Brescia, sono stato lì nella Lazio, poi mi fece andare alla fine carriera, mi portò a Siena, in quel di Siena, andai con lui ormai a fine carriera, e insomma me lo trovai un po' dappertutto, e con me insomma era un giocatore, era il centravanti d'area, non era che diventava matto a correre in lungo e in largo, era lì in area con le sue zampate, con il suo fiuto del gol, anche se non è stato un grande, però un giocatore che in campo sentivi la presenza, e nell'area si faceva sentire, per la squadra era veramente un punto di riferimento. Ora hai citato l'assist per Fiorini. Io Beh, a certo, inevitabile. inevitabile, ma è inevitabile anche per noi laziali ripensare a quella giornata e alle emozioni che abbiamo vissuto, ma vorrei sapere più che altro le emozioni che hanno vissuto i protagonisti dal campo. Che emozione è stata Lazio-Vicenza? Qual è il ricordo più bello che ha di quella giornata, Gabriele? Il Ma portiere che parava tutto. il ricordo più bello era quando il fischio finale. A vedere tutta la gente, tutta contenta, eravamo tutti contenti. Esultare non c'era, non c'era uno che non esultava, che gioiva, che scaricava la tensione di quei 90 minuti di quella partita lì, che non voleva che arrivato solo verso il finale. Insomma, tutto vedere, il massimo è vedere tutta la gente festante, contenta. Lì è per me è stato un quadro di quella giornata che ce l'ho impressa. E vedere tutta la gente festosa così, piangere dalla gioia, esultare, proprio. Lì anche se i giocatori se li bucavi con un ago, non sentiva neanche l'ago che trapassava, per dire, dalla tensione, dall'adrenalina che si aveva in corpo. Era tutto una festa, tutto un. Sono cose che a descrivere non si possono descrivere, bisogna viverle, è una cosa fuori di testa, insomma. Beh, poi in quella stagione Marco Gabriele fu il terzo marcatore della Lazio perché comunque tirava pure ben, molto bene i rigori, mi ricordo Gabriele. Sì, c'è i rigori, c'è le punizioni, insomma. Poi anche qualcosina, sì, no? I rigori, ma diventi rigorista per caso, perché venne il rigore quell'anno lì e nessuno se la sentiva di girare. Niente, io poi con carattere proprio così, molto, molto spensierato, niente, per il pallone cominciai a tirarlo e feci, insomma, non so se feci 3 o 4 gol, uno, però ne sbagliai uno col Genoa, mi sembra, in casa. Me lo parò, però il resto li ho segnati, insomma, le tirai, insomma, tirai. Non guardavo il portiere nelle palle degli occhi. Dicevo, io tiravo i rigori, tiravo fuori, io lo voglio tirare lì, in quella zona lì, non tiravo, tiravo forte, e vada come vada, che se Certo, perdo il portiere, lo buttavo dentro anche lui. Per dire, non so se mi ha citato, che ha rotto la rete, vabbè. Cioè, che fai il custode del campo. rigore sì, va tirato di potenza. Insomma, Sì, com'è, Antonio? Gabriele, per quanto invece riguarda diciamo, i giorni tra Lazio Taranto e Lazio Campobasso, come l'avete vissuto? Ho letto un po' di aneddoti con giocatori che hanno perso peso in maniera disumana, oppure chi non ha dormito proprio le notti precedenti. Non so se tu hai qualche aneddoto da raccontare su quei giorni. Beh, sai, poi lì è fondamentale il carattere della persona. C'è chi lo vive a 360 gradi, proprio teso, non riesce a scaricarli. C'è chi
Ma chi come me non è che non lo sentivo, però non vedevi solo l'ora di scendere in campo e scaricare la bicicletta perché il tempo ti logorava, avevi solo voglia di sentire il fischio e vedere il pallone rotolare per scaricare tutta l'attenzione. Insomma, poi lì caratterialmente lì c'era chi non dormiva, chi girava per le camere, chi d'altronde la posta in palio era tanta e niente. Beh, sì, vi siete sentiti un po' il peso della storia del club sulle spalle, anche perché si vociferavano, in caso di retrocessione, si vociferava anche addirittura il fallimento. Sì, no, difatti c'erano gli spettri del caso di retrocessione, del fallimento della società, tutte le conseguenze che vennero appresso, insomma, no, si parlava anche di questo, insomma, certo la posta in palio era molto alta, era veramente, lì o dentro o fuori, insomma, c'erano tutti dentro. Andrea, hai domande? No, praticamente ha detto tutto e ci ha fatto ritornare un po' indietro con gli anni e i ricordi che poi ormai rimangono indelebili, come ha detto Gabriele, pari a uno scudetto. E quindi niente, noi 9 ringraziamenti, quanti erano i punti, di tutto, per sempre nei nostri cuori. Grazie ancora. Sì, no, grazie, ti ringrazio. Io da qua, anche se sono abito a Brescia, ma il mio cuore è lì, è rimasto lì e la Lazio ce l'ho cucita sullo stomaco, sul petto. Diciamo, Gabriele, diciamo che mio figlio ha 9 anni, gioca nella Lazio giovanile. E se gioca nella Lazio giovanile nel 2017 è perché in quell'anno avete fatto l'impresa voi. Perché come diceva Antonio c'era rischio fallimento. Tutto questo qui che io adesso mi sto godendo non ci sarebbe stato. Sì, magari era stato sotto altre forme, però sicuramente lo spettro della retrocessione era veramente almeno avrebbe cambiato la storia di questa della Lazio, insomma, però meglio così. Bene, ragazzi, abbiamo Stato abusato fin troppo della pazienza sì, e anche della perché disponibilità di di Gabriele, Gabriele. anche perché sono le 11:30 passate, è veramente stato un bel intervento. Quindi ti ringraziamo Ciao. Gabriele per essere stato qua con noi al Nido delle Aquile ed averci raccontato tutte queste belle storie di Lazio. Sì, a me fa piacere, cioè, quando avete bisogno parlare di Lazio io ci sono perché così almeno mi tengono allenato, infatti faccio parecchi interventi, mi chiamano spesso le emittenti, i giornali, insomma, perché mi piace la Lazio, sono stati anni bellissimi, anche se non abbiamo vinto, ma non è che per avere dei bei ricordi non bisogna vincere lo scudetto, e ottenere delle soddisfazioni. Noi in quelle condizioni che avevamo ottenuto delle grosse soddisfazioni, Assolutamente. anche non vincendo lo scudetto, però per noi era come vincere lo scudetto, perché le soddisfazioni bisogna vivere, bisogna guadagnarsele sul campo, meritarsele sul campo, è quello che gratifica. Poi se vinci lo scudetto, l'importante è raggiungere l'obiettivo che la società ha Sì, e ma si è prefissato, insomma. poi penso che, insomma, il segno che dopo tanti anni, almeno noi tifosi, per quanto mi riguarda, per Marco, Antonio, pure Andrea, ancora ti ricordiamo con questo affetto, per la tua per il tuo attaccamento, perché uscivi sempre comunque con la maglia sudata. Questo è un segno tangibile di quanto tu abbia fatto bene a Roma e per questo comunque ti siamo grati. No, no, io vi ringrazio perché ho fatto solo il mio dovere, ho dato solo quello che sapevo dare, di me non pretendevano i dribbling, non pretendevano i gol, non pretendevano gli altri. Io quello che sapevo dare, davo, poi sai, e il tifoso ti apprezza per quello
per quello che dai e per quello che puoi dare e che dai, non per quello che non puoi dare, non ho mai preteso che triplassi 2-3, facessi gol. Io dovevo correre, macinare la fascia, difendere e attaccare, io facevo quello, finché ce la facevo, e ho fatto questo, ho cercato di fare il meglio possibile, insomma, sono stato ripagato, ho avuto grandi soddisfazioni, spero di averle date. Certo che sì. Bene, grazie Gabriele. Grazie. Grazie Gabriele, grazie a tutti voi e... buona serata e forza Lazio. Grazie, sempre forza Lazio, mi raccomando, sempre forza Lazio. Ciao, un abbraccio a presto, a presto, grazie ancora. Ciao, grazie a tutti, buonanotte, ci dice adesso. Buonanotte, sono le 11:30. Buonanotte. Dipende se uno va a dormire, buonanotte, ma se uno dice va a lavorare, se voglio andare a fare il metronote, non è buonanotte. Certo, pure buongiorno, a seconda delle esigenze, giusto Gabriele? Va bene. Grazie ancora, grazie di tutto. Ciao Gabriele. Ciao. Devi sempre allargare, Grego. Che ho fatto? Che ti ha preso. È stato un'ora e mezza, già preso. Tra un paio di mesi, 2-3 mesi. Vabbè, ha detto lui, chiamatemi quando volete. No, infatti sì, cioè nessuno si è mai mostrato così disponibile. Abbiamo volta che proprio. C'è uno che ci dice che ce lo dice proprio. Comunque volevo leggere la curiosità di Kenneth Anderson, che infatti me la ricordo, aveva fatto un'intervista prima di Svezia Italia in cui diceva: dico Svezia perché il mio cuore è 1-0 in casa, 0-0 a San Siro. Alla fine ci ha preso. Questa è un'intervista, risale a prima di Svezia Italia. L'avevo letta sta curiosità. Se lo giocavamo. Vabbè, non l'avevo proprio preso sul serio. Ci ho pensato prima, ho detto: ma chi è che aveva detto sta cosa 0-0 una volta? Io l'avrei presa sul serio perché mi sono giocato il passaggio del turno Svezia. Un po' se c'è. No, sinceramente non potevo immaginare tutta sto scempio. Stanno il pericolo di cose che stanno a girare su Facebook. Mamma mia, sì, sto vedendo. Si ricorderà per il mondiale che siamo usciti della Lugati De Rossi. Era pure quello. Comunque che ha detto pure male, Mazza, uno ha scritto una cosa, dico, l'Italia al mondiale la rivedrò dopo i 30 se ci qualifichiamo. Beh, un po' riguarda pure me, perché pure io. C'era la prevista quest'anno, 28 anni, faccio l'anno prossimo, sì, e poi il prossimo, sì, dopo i 30. Cioè, se ci sarà, se ci sarà, perché va a capire, ormai a questo punto, se questi sono i metodi di qualificazione, lo cambieranno, penso. No, ci vai. Perché vedi i nomi emergenti del calcio italiano, sti talenti. No, in questo momento no, per quello dico. Ma è per quello pure dicevo, perciò andare avanti con Barzagli, Bonucci e Chiellini ci stava pure che prima, riparti, perché chi cazzo ci mettevi? Cioè, in porta? Sì, ma cioè Lugani e Romagnoli non ne parlano in questo momento tanto meglio. No. Assolutamente fai giocare loro. No, ci puoi provare, però comunque di base non ti danno quelle garanzie. Ma secondo me erano le stesse, cioè allora hanno fatto il corso loro, non c'erano niente da dar di più perché erano spremuti. Bonucci, oddio, c'ha 31 anni, porca troia, sì. Lugani, Bonucci, cioè ce li hai per andare al mondiale. Il problema è che poi fai fare le partite per arrivarci. Vabbè, certo, perché poi se si metti direttamente l'Under 21, che è l'Under 21 che critichiamo, comunque è arrivata in finale, ha perso con la Spagna. C'è giocatori, l'Italia da poter continuare a sta certi livelli ce li ha. Sì, no, ma non si dà quella continuità, ma soprattutto a livello di club, perché loro che hanno finché già stanno nell'Under 21 il livello è abbastanza, a meno che è vero, talenti clamorosi. E quando vai avanti l'Italia non ce l'ha come gli esterni a massimo, l'Assenzio non ce l'ha tra di fuori, no, classe. È ok, ma non... l'Italia sta fuori classe solo quando vanno a chiedere i soldi, tipo Belotti, questi qua. Sì, sei forte, però poi vai a giocare a confrontarti a quelli delle altre nazioni. Sì. Sei un attaccante normale. Però danno al mondiale ce li hai. Sì. Come no? Il minimo, come no? Per quello minimo, dico. Sì. No, te lo stavo a dire, con la Svezia devi vincere. Non ci so, appelli. Vabbè, sfumo e rientriamo. Sì, tanto questo è finito. Ed eccoci rientrati in fase conclusiva di puntata. Siamo riusciti in questo collegamento prestigioso. Un altro tassello da aggiungere ai nostri ospiti d'onore, Gianfranco. Quindi abbiamo Sì, poi non
di livello alto, insomma, perché comunque parliamo di uno